Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Questa sera registriamo una puntata importante in compagnia di Esmail Moaddes, che ringraziamo di essere ancora nuovo qui su Liberi TV, e parliamo di Iran. Oggi è il 27 ottobre, a breve vedete ovviamente disponibile questa registrazione, e parliamo dell'Iran, del regime iraniano di Rouhani, a partire in qualche modo, tra virgolette possiamo dire, usando come pretesto, perché certo è quasi un modo per sminuirla, ma siccome ce ne siamo occupati anche in altre trasmissioni del regime iraniano, continuiamo quindi a occuparcene, partendo appunto dall'evento grave che è avvenuto, l'impiccagione di Rehaneh, che è una ragazza che in Iran è stata impiccata, una ragazza di 26 anni, era stata condannata a morte per l'uccisione di un uomo che voleva stuprarla. Quest'uomo era un ex dei servizi segreti, se non sbaglio, di Teheran. Non è stata riconosciuta appunto la legittima difesa, addirittura è stata riconosciuta una premeditazione, un processo diciamo tecnicamente, poi le notizie ovviamente che provengono sono frammentari e poco lineari, sicuramente con standard ovviamente occidentali non sufficienti rispetto agli standard diciamo di uno stato di diritto, ma la cosa veramente che io ritengo pesante ovviamente è il fatto che un particolare, l'utilizzo della pena di morte in questo caso, poi ne parleremo con Esmail dopo questa breve introduzione, utilizzata in qualche modo come strumento politico, perché appunto la qualità della vittima era particolare, cioè la persona che l'ha ucciso per difendersi, e poi anche le modalità che sono un po', si ritrovano un po' negli stati islamici, con cui c'è la possibilità di salvarsi da parte del condannato a morte con il perdono della famiglia. Quindi quasi pare che lo Stato lì, la struttura, appalti una forca a una vendetta privata, perché poi insomma la possibilità di salvare una persona rende, che poi con il perdono, che è una cosa privata, ha una rilevanza molto molto forte, ed è appunto, fa parte del diritto, un po' dell'ordinamento di questi di l'Iran, ma anche di altri paesi. Ecco, io vorrei appunto parliamo con Esmail anche alla luce di un articolo che lui ha scritto, in cui, come è appunto in linea con le altre trasmissioni che abbiamo fatto su questo argomento, attacca un pochino la tendenza a considerare questo regime, in qualche modo impersonato da Rouhani, un regime diciamo di apertura, progressista, e così via. Do subito la parola a Esmail per un primo diciamo commento sulla questione. A te Esmail. Buonasera Gianni, a te e a chi ci ascolta. Dunque, la situazione in Iran a oggi è una situazione drammatica. Come più volte abbiamo parlato della causa di questa situazione, a mio avviso ci sono due motivi. Uno, diciamo, i governanti interni del paese in questi ultimi 30-35 anni, i mullahi religiosi al potere. L'altro è un componente diciamo straniero in questi ultimi decenni, praticamente l'America e l'Europa, che con questa invenzione, questa categoria di buoni e cattivi, riformisti, oltranzisti, eccetera, eccetera, che davvero fanno ridere agli iraniani, questo lo dico con certezza, diciamo, hanno creato questa situazione. Oggi sono davvero frastornato, Gianni, perché da stamattina, tra mille cose che ho letto sulla barbara uccisione di Rehaneh, ho letto due cose che veramente mi hanno scioccato. Uno, diciamo, erano le sue memorie, diciamo così, che leggevo, che scriveva qualche tempo fa in carcere,
praticamente raccontava come ha conosciuto questa persona che l'aveva invitato per arredare il suo ufficio, eccetera, eccetera, quando lei aveva 19 anni. Stiamo parlando di Morteza Abdolali Sarbandi? Esatto, di Sarbandi. Sarbandi. Praticamente racconta che mentre lei in una gelateria parlava con un'amica, questo qui la sente, scopre che lei fa anche fa arredatrice, eccetera, eccetera. Insomma, non voglio dilungarmi molto, fino, diciamo, con una stratagemma la porta in un suo appartamento, e racconta poi veramente una cosa straziante. Questa ragazzina di 19 anni, la ragazzina, una leonessa, che insomma si racconta ad un certo punto come un piccolo uccellino nelle mani di questo, diciamo, prepotente, eccetera, eccetera. Poi racconta, insomma, quello che è successo, la morte è avvenuto, eccetera. Ovviamente, come racconta Rehane, la cosa che si può veramente dedurre è che non aveva assolutamente intenzione di uccidere. Tant'è vero che quando riesce a scappare, venire giù, si nasconde in un punto, quando l'ambulanza viene e porta lui che è stato ferito all'ospedale, lei, diciamo, sollevato, se ne va a casa, eccetera, eccetera, non mi voglio dilungare. Insomma, questo è avvenuto. Altra cosa che Reane, quando è stata impiccata domenica, aveva la febbre. Aveva la febbre, avevano detto che se lei avesse detto che Sarbandi non la voleva stuprare, avrebbe avuto, diciamo, la grazia, eccetera, eccetera. Questa povera creatura diceva: guardate che io non posso dire bugie. Per me personalmente, di queste storie ho sentito varie volte nella mia patria, Iran, persone che per un no danno la vita, e questo veramente mi riempie di orgoglio. Capisco che può essere una cosa poco occidentale, in questo senso non lo sono, e quindi davvero mi riempie di orgoglio di esistere una persona al mondo che, diciamo, anche a costo della vita, insomma, rimangono sulla loro idea e dicono no. Ma Ismail, per capire, sarebbe bastata, diciamo, questa specie di abbiura in qualche modo, oppure comunque ci voleva il perdono della famiglia del defunto? Allora, diciamo che in Iran esiste questa legge, diciamo, barbarica che si chiama Qisas, che se tu uccidi una persona, poi quella persona, la famiglia di quella persona, ti devono perdonare. Questo già è una cosa al XXI secolo, è assurdo. Quindi in questo caso, visto che Sarbandi non era una persona normale, ma membro dei servizi, molto probabilmente tutto era manovrato. Se voi vedete, per esempio, la famiglia di Rehane, per mesi e mesi, anni e anni, andavano a ricercare la famiglia di Sarbandi per chiedere perdono e non li trovavano. Ora dicevano che stanno fuori, ora dicevano. Quindi è chiaro che, insomma, era manovrato dallo Stato questo non metterli a contatto. E quindi, diciamo che la proposta di dire che non c'era uno stupro in atto è la proposta della famiglia, del figlio. Per cui Reane diceva che io non posso dire bugie. Poi Reane raccontava anche una interrogazione le manette al polso la portano in una povera stanza, la mettono a una scrivania,
le danno una carta e penna, dicono scrivi, scrivi quello che è accaduto. Beh, a me, povera ragazza, comincia a raccontare, a scrivere quello che è accaduto. Poi l'inquisitore prende la carta, la legge, poi dà un colpo violentissimo a povera creatura che le sbatte la testa alla scrivania, strappa il foglio, dà una carta, un foglio nuovo, dice ora scrivi la verità. Ecco, questa è la giustizia in Iran, questa è la verità in Iran. Quindi diciamo che avevano deciso di uccidere Rehaneh per un semplice motivo, che l'assassinio dello Stato da nessuna parte è accettabile, in Iran ancora è meno accettabile, perché ne fanno un uso politico per incutere paura alla popolazione. Visto che stiamo anche alla vigilia, diciamo, degli ultimi incontri per la questione atomica, e quindi il regime si trova in un vicolo cieco: se firma o non firma, è comunque entra in difficoltà, schiacciato dalle sanzioni economiche, e quindi ha bisogno di incutere paura. A rafforzare, diciamo, questa mia tesi, anche sfregio dei volti delle povere donne, che fino adesso una trentina di casi, anche una ragazza, Iswan, è morta a causa dell'acido che l'ha colpita. Ecco, tutto questo noi non possiamo non dare una lettura politica, che il regime iraniano ha intenzione di incutere paura. In questo momento, così le ultime settimane, addirittura in Parlamento hanno passato una legge esattamente 20 giorni fa, che nessun organo diciamo governativo può impedire chi impedisce qualcuno a comportarsi male, eccetera, eccetera, secondo le leggi assurde di regime. E quindi in questo periodo se la prendono soprattutto con le donne iraniane. Sì, e quindi in qualche modo passiamo un po' all'aspetto, alla lettura internazionale di questo evento, e più che alla lettura, diciamo, all'approccio internazionale. Alla, in qualche modo al modo con cui ci si interfaccia con l'Iran. Ci sono appunto vari metodi, in qualche modo, tra virgolette, metodi, in quello per esempio di considerare comunque sia un interlocutore l'Iran, e quindi questo regime, e di trattare per ottenere il rispetto dei diritti umani come, diciamo, in qualche modo obiettivo finale. Che però appunto occorrerebbe che anche lo stesso Iran si accreditasse come interlocutore credibile. Su questo è interessante una dichiarazione di Sergio D'Elia, che è segretario dell'Associazione Radicale Nessuno Tocchi Caino, che si è espressa appunto in modo abbastanza duro. Infatti dice lo stesso Sergio D'Elia, è l'ennesimo esempio di un regime spietato che presume di poter applicare norme, codici e precetti religiosi a fattispecie penali contemporanee. Per interessi economici e politici non si può dar credito all'Iran senza un minimo terreno comune sul rispetto dei diritti umani. È un'illusione che si possa trattare per la pace in quell'area del mondo senza chiedere rispetto dei diritti umani fondamentali. E conclude dicendo: ci sono paesi a maggioranza musulmana che hanno abolito la pena di morte. È ovvio che l'Iran ne fa un uso politico, appunto a conferma di quanto tu stavi dicendo. E questa, diciamo, lettura, o meglio, l'approccio internazionale è anche, secondo me, condizionato da tutta la vicenda che nell'area è molto forte dell'ISIS, e quindi anche dalla possibilità di, che viene da alcuni intravista, di utilizzare o di servirsi o di
farsi aiutare dall'Iran per contrastare appunto questo stato teocratico, questo califfato che si è caratterizzato, inutile dirlo, per un taglio di teste abbastanza, peraltro, diffuso anche dai media, fanno tutto il possibile per diffonderlo il più possibile, per fare una strategia del terrore. Ecco, questo sul tuo articolo, che poi metteremo ovviamente in calce a questo video, tu lo consideri un errore, in quanto non è certo, tu mi pare di capire, l'Iran che può risolvere questo problema, perché l'ISIS si ispira al sistema iraniano. Mi confermi quanto ho pensato di capire? Allora, ho letto anche io la dichiarazione di Sergio Deia e sono d'accordo con lui. Evidentemente lui conosce bene la situazione dell'Iran e gli uomini del regime iraniano. Diciamo che non bisogna trattare con un siffatto regime sostanzialmente per due motivi. Chi ha, diciamo, un morale, crede a un morale anche nella politica, io sono tra questi, cerco di avere, diciamo, alcuni valori, principi anche nella vita politica, non si può trattare con un siffatto regime, ma possiamo dare spazio anche a chi dice va bene, diciamo una lettura machiavellica di bassa lega, possiamo trattare con tutti, d'accordo, ma fondamentalmente il problema è che il regime iraniano non ha nessuna intenzione a dialogare, diciamo, per risolvere il problema. Questo se dicevamo 30-20 anni fa era forse difficile credere, ma oggi, diciamo, è chiaro a tutti. Anche questa ultima, diciamo bordato delle trattative tra l'Occidente e l'Iran sulla questione nucleare, fino a oggi non è arrivato a nessun punto, perché l'Iran non ha intenzione di trattare. L'Iran non ha intenzione di cambiare il suo comportamento, perché non può, perché è incapace di avere un altro comportamento, è incapace di avere altra natura. Quindi diciamo che trattare con regime, come si dice, a dialogare, bisogna essere in due, regime non dialoga. Per cui io credo che chi insiste sul dialogo con l'Iran o è troppo semplice che lo escludo, oppure, insomma, io comincio ad avere qualche dubbio sulla sua buona fede. Questo lo posso dire. Per quanto riguarda l'ISIS, che cos'è l'ISIS? Lo Stato islamico dell'Iraq e della Siria, lo Stato islamico appunto. Esiste uno Stato islamico al mondo, al potere? Sì, la Repubblica Islamica, fondato nel 79 da Khomeini, ha la teologia islamica, ha uno Stato basato sulla religione, con la lettura khomeinista, e governa l'Iran, opprime il popolo iraniano da 35 anni. Quindi l'ISIS che cosa desidera fare? Lo Stato islamico, cioè l'Iran. Poi scendiamo nei comportamenti. Che cosa fa l'ISIS che l'Iran non l'ha fatto? Taglia la gola? Non hanno tagliato la gola a ex primo ministro iraniano Bakhtiar a Parigi? Oppure non ha tagliato la gola al cantante showman iraniano a Berlino? Non ha tagliato forse la gola ai dissidenti iraniani in Iran, Fruha? Maltratta le donne? Perché l'Iran, che cosa, qual è il comportamento del regime iraniano con le donne? Quindi
Quello che è veramente paradossale, quello che è paradossale, tu non sai se ridere o piangere, no? Che qualche politico occidentale insiste di risolvere il problema dell'ISIS con l'Iran. Che cosa vai a dire all'ISIS? Non fare quello che fa l'Iran? Per cui d'altra parte, chi ha infestato? L'ISIS dove è nato? È nato prima in Siria, per quale motivo? Perché il governo di Bashar Assad stava per cadere, allora hanno inventato questa cosa appunto per mettere sotto cattiva luce la ribellione popolare della Siria. Poi è entrato in Iraq. In Iraq quando è entrato? Quando nel 2012 i sunniti nella regione Al-Anbar si sono ribellati pacificamente, voglio ricordare, facevano manifestazioni pacifiche in Iraq sotto la vessazione del governo iracheno di allora di Al-Maliki. Quindi questa infestazione regionale creato dal regime iraniano in Siria e in Iraq ha fatto nascere il virus che chiamiamo l'ISIS. Ok? Ora, come si può risolvere il problema dell'ISIS? Vai a vedere chi è che infesta la regione, chi è che fomenta questa situazione. Io ho poche certezze nella mia vita. Però di una cosa sono molto molto certo, il problema del Medio Oriente, il problema dell'integralismo e del terrorismo, finché esiste regime iraniano, non avrà fine. Ismail, un'altra cosa, sempre chiaramente parlando di possibili soluzioni che io volevo chiederti, ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, però mi sembra opportuno, diciamo, in qualche modo provare a chiederti di nuovo. Parliamo di un regime teocratico, ci sta una, effettivamente un'opposizione da anni iraniana al regime teocratico, che è quella dei mujahideen del popolo. Ecco, tu pensi che potrebbe essere una, perché poi dobbiamo cercare anche ipoteticamente di proporre una soluzione. Allora, la soluzione, diciamo, col tratta di vista non è, perché non c'è un interlocutore che possa essere considerato valido. Alla fine poi l'alternativa che poi sempre sul piatto si pone è quella militare. Che poi, però anche quella mi sembra che un po' con l'Iraq, un po', insomma, mi sembra che non è che abbia sortito grandi risultati. Valorizzare le opposizioni interne. Forse in Siria, anzi, no, forse, sicuramente in Siria si è arrivati tardi nel fare questo, per quanto all'inizio anche i siriani volevano provare a fare un po' da soli. Però poi, insomma, la catastrofe, il genocidio è stato totale. Ecco, in questo caso, secondo te, Mujahideen del popolo, se si desse loro un aiuto, una forza, una dignità, e si riuscisse poi dall'interno a rivoltare, appunto, a far cadere questo regime teocratico, potrebbero essere ipoteticamente degli interlocutori validi, per esempio, almeno pari ai curdi che oggi vengono arruolati come fronte anti-ISIS? Hai fatto bene a nominare i mujahideen del popolo iraniano, è bene anche ricordare che gli iraniani, almeno nell'era moderna, da 100 anni si battono per la libertà. Quindi il movimento della democratizzazione, della liberazione per il paese ha radici antichissime. Diciamo minimo da primissimo Novecento, quando hanno combattuto, quando nel 1906 hanno potuto inaugurare il primo Parlamento in Iran. Quindi
Come accennavo prima, sin dal primissimo Novecento, poi le pedine interne, poi le ingerenze straniere, siamo arrivati a questo punto. Quello che si può davvero affermare è che questo desiderio, voglia e volontà di cambiare il paese, democratizzare il paese, non è mai, diciamo, cessato. Per me, per esempio, il no di Reyhanè è proprio a radici in quelle lotte. Perché, insomma, sa perfettamente l'iraniano medio, sa perfettamente che merita altra situazione, merita, diciamo, altro sistema politico per il proprio paese. Per cui oggi, a mio avviso, i Mujahideen e la loro coalizione, il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, è l'essenza di questa lotta secolare. Tant'è vero che leader del Consiglio Nazionale, Mariam Rajavi, ha redatto un piano per il futuro Iran in 10 punti, dove, insomma, lo Stato futuro democratico, l'Iran, è basato sullo Stato del diritto. Per cambiare la situazione in Iran in particolare, che poi ricade su tutto il Medio Oriente, in Iran non ci vuole, diciamo, un intervento militare dall'esterno, per un semplice motivo che accennavo: gli iraniani detestano il regime, anche perché basta vedere che cosa sta accadendo in Iran, tutta questa oppressione così forte. Ricordiamoci che in Iran l'oppressione è scientifica, capillare, e molto, molto, diciamo, complessa. Ecco perché tutto questo significa che la popolazione detesta il regime, non lo vuole. Per cui quale ruolo può avere diciamo, l'Occidente in questa, in questo scenario? A mio avviso, abbiamo più volte ripetuto, noi iraniani non chiediamo le armi. Non chiediamo intervento dall'esterno, ci pensiamo noi a cambiare la situazione in Iran. Quello che noi chiediamo, chiaramente abbiamo ripetuto molte volte, che l'Occidente tra l'Iran e la popolazione sia imparziale, non prenda la parte, diciamo, del regime. Cosa che ha fatto? Io ho indagato in questo campo: il regime islamico al potere in Iran, lo Stato islamico, no? Il padrino dell'ISIS, no? È il governo e il regime più aiutato in tutta la storia dell'Iran. Ok. Allora, noi diciamo che l'Occidente si mette da parte, poi se gli avanza ancora, diciamo, la voglia di far bene, può sostenere le forze democratiche iraniane, può sostenere diciamo, la politica democratica del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Sì, quindi in qualche modo il tuo augurio è di mettersi da parte perché in qualche modo intervenendo nei vari modi hanno fatto più danni che altro gli occidentali rispetto al Medio Oriente. E quindi, però c'è anche da chiedersi questo, poi dopo un pochino abbiamo una domanda a cui abbiamo dato una risposta nelle altre nostre trasmissioni, peraltro una delle ultime in cui tu tirasti fuori quel reperto archeologico molto, molto bello, perché si potrebbe dire che quando si parla di Stato di diritto, per un laico, un occidentale, ha un significato. Questo termine, per chi conosce la Sharia come sistema anche di diritto,
ha un altro termine, ha un altro significato. Quindi non basta forse parlare di Stato di diritto, quanto perlomeno di principi universali come i diritti umani che dovrebbero essere alla base, ecco, comunque sia rispettati anche in uno Stato di diritto che possa essere di ispirazione appunto islamica, buddista, quello che sia, insomma. Allora, guarda Gianni, non si sfugge lo Stato laico, lo Stato di diritto. Bisogna diffidare di chi parla del Medio Oriente, della Sharia, dello Stato teocratico. Bisogna diffidare. Allora, se vogliamo cominciare a elencare la colpa dell'Occidente, diciamo, negli anni recenti, no? Se tu per esempio hai uno studio un po' più accademico mi dici dove è nato oggi l'ISIS, io dico che è nato nell'agosto 1953, quando gli americani hanno fatto un colpo di Stato contro il governo democratico e laico di dottor Mossadegh in Iran. Perché lui era un uomo veramente retto, democratico, acuto, un politico di livello mondiale, no? Ha fatto un Iran democratico, praticamente hanno cominciato a destabilizzare lui e il suo governo, l'Iran, poi alla fine non hanno potuto sconfiggerlo politicamente. Io nel libro scendo anche in dettaglio, racconto l'America, l'Inghilterra allora quanti soldi spendevano appunto per fare questa politica contro il governo democratico di Mossadegh, no? Alla fine con un colpo di Stato l'hanno buttato giù. Dopo la storia, insomma, nel 78 e 79, che cosa è successo? Allora, lo Stato di diritto che nasce dall'illuminismo, che nasce nell'era moderna in Europa, no? È patrimonio dell'umanità. Noi non possiamo tralasciare questo patrimonio che nell'era moderna hanno elaborato gli occidentali. È mio, io mi sento profondamente legato a questo valore. Quindi diffidiamo chi parla lo Stato islamico democratico o non democratico, chi parla della compatibilità dell'Islam con la democrazia, secondo me né conosce la democrazia né l'Islam, oppure è in malafede. Quindi lo Stato laico dove c'è massimo rispetto per tutte le religioni, questo è il futuro dell'Iran e il futuro del Medio Oriente. Questa guerra che hanno diciamo, inventato che tra i sunniti e i sciiti, vari rami di sciiti, vari rami di sunniti, no? È una balla grossa quanto una casa. Anche perché nello stesso Medio Oriente, dai secoli, le persone di varie religioni e etnie hanno convissuto. È davvero è difficile litigare persone per bene per la religione. Esattamente come i bambini, no? Se noi, per esempio, vediamo nelle nostre società persone grandi e grossi sono razzisti, ce l'hanno con gialli, verdi, neri, no? Ma è molto molto difficile che due bambini di 3-4 anni si litigano per il colore della pelle. Per cui la soluzione finale per il Medio Oriente è soltanto lo Stato laico. Punto e basta. Senti, questa tua affermazione per cui questa guerra tra sciiti, sunniti, le varie rami è tutta un'invenzione, ecco, questa qua è una cosa molto ritengo interessante. Secondo te, insomma, la base cosa ci sia? Creare una destabilizzazione,
non lo so, una mitologia degli islamici che si combattono tra di loro. Qual è lo scopo di questa invenzione? Lo scopo è tenere dove ci sono giacimenti del petrolio, tenere arretrati. Sembra normale che in Iran da 100 anni estraggono il petrolio, dopo 100 anni non sono in grado di produrre il petrolio, la benzina. Sembra normale? Avete conosciuto qua e là qualche iraniano? Sembrano più, diciamo, meno intelligenti rispetto agli altri, per non parlare in altre nazioni, eccetera, eccetera. È chiaro che quella questione di. Mi viene in mente solo una cosa, ti voglio interrompere, che è la stessa cosa che accade in Venezuela, di cui ci interessiamo anche. Esatto. Dividi e impera, questo è. Praticamente, come puoi dividere? Tu sei sunnita, tu sei sciita, tu sei questo, tu sei l'altro. Io personalmente, quando ero in Iran, il mio sarto era ebreo, il mio amico di cuore era cristiano, no? Che poi era un figlio di una buona donna, spesso litigavamo, ma mai e mai e mai per motivi religiosi. Sono false. È chiaro che poi ad un certo punto, quando fomenti questa cosa, è chiaro che. Potrebbe ad un certo livello le persone realmente bisticciarsi per la questione politica, ma in fondo i capi è sicuro che non hanno nessuna. Tant'è vero, per fare un esempio, che non si tratta della religione, l'Arabia Saudita che praticamente non sopporta questa invasione. Onnicomprensivo dell'Iran, no? D'altra parte Israele che ha paura della bomba atomica nucleare di regime, guarda caso che Arabia Saudita e Israele paradossalmente si sono avvicinati. Quindi, ma io credo che i politici lo sanno, coloro che dicono queste cose un po' per scemare la gente. Ho capito. Bene, siamo in chiusura, Ismail, e ricordiamo sempre un pochino diciamo, il leitmotiv di queste nostre trasmissioni sull'Iran, che è sempre quello di tenere ben distanti e di ricordare, di ribadire che sono ben distanti, le due componenti, cioè il regime, il sistema di potere in Iran e il popolo che ne è vittima, e la popolazione, i singoli individui che ne sono vittima e che a volte si oppongono e fanno la fine che fanno, e che quindi ovviamente, e questo ritengo che si dovrebbe sempre tenere presente anche dal punto di vista, forse anche per il mio relativismo, di chi è distante. Insomma, chi è distante è facile spesso pontificare e dire bisognerebbe fare quello, bisognerebbe fare quell'altro, però poi dopo chi sta lì sul campo, quando vede. E questo appunto quando si parlava della teoria trattativista, quando si vede che appunto magari un Rouhani o chi per lui viene in qualche modo riconosciuto interlocutore affidabile in qualche modo, addirittura anche un riformista, un moderato, e invece subisce appunto, penso per esempio alla famiglia di questa ragazza che è morta, ma tantissime altre donne, hai parlato appunto delle persone, delle donne che erano, sono state sfregiate, morte anche, insomma nella popolazione queste cose certo non possono passare in modo, non si può fare della filosofia, ecco, o perlomeno insomma bisognerebbe compenetrarsi e dire ma insomma è possibile che tutta questa gente che subisce in prima linea questi regimi capisca queste prese di posizione così. Aspettiamo intanto che questo martirio vada avanti per cercare di fare un passetto avanti alla volta, però intanto la gente soffre, viene impiccata, viene sfregiata, viene stuprata, sparisce, poi ogni regime ha i suoi modi per reprimere l'opposizione interna, e queste sono delle riflessioni, secondo me, più che politiche umane che bisognerebbe fare. Ismail, io a te vorrei lasciare qualche parola per la chiusura, magari se vuoi, oppure insomma salutarci, come credi?
Ma hai fatto bene a ricordare, è veramente doloroso chi confonde il regime con la dittatura che lo opprime. Questo è veramente imperdonabile. Bisogna ricordare che la contesa tra Rouhani e Khamenei non è la stessa del popolo iraniano che vuole la libertà. La libertà, sai, poi per diciamo, la massa è la libertà di vivere, la vita. Per cui, non a caso, tutti gli attriti che possono avere varie fazioni di regime a cui gli occidentali diciamo, tifano per quella parte che chiamano moderati e riformisti, che non sanno neanche di che colore sia. Il problema loro è conquistare la fetta maggiore di potere da questa contesa, da questa lotta all'intestino all'interno del regime iraniano. Non è mai venuto fuori nulla per il popolo, tant'è vero che per quanto riguarda poi l'oppressione, poi le fazioni tutte quante si convergono. Per cui io ti ringrazio per aver ricordato veramente questa cosa gravissima di confondere il popolo con la dittatura. Quando parlo della dittatura parlo di Rouhani, parlo di Ahmadinejad, parlo di Khatami, anche perché io vi invito a approfondire che cos'è e che cosa sono le elezioni in Iran? Questo è un tema che dobbiamo veramente una volta fare Sì, ne una possiamo fare puntata argomento speciale. di una prossima trasmissione, di un prossimo appuntamento. Parliamo un po' del sistema elettorale in Iran, che è formalmente, appunto, c'è possibilità di elezioni, però poi, come tu mi hai accennato, non è questo sinonimo ovviamente di una democrazia o di una possibilità di libera scelta dei propri rappresentanti. Va bene, Ismail, io ti ringrazio ancora per questa, diciamo, finestra sull'Iran, sul regime di Rouhani. In questa oggi costellata, ovviamente siamo partiti da questo evento drammatico. Speriamo ovviamente di in qualche modo sentirci con occasioni migliori e più felici, ma comunque cercheremo di stare sul pezzo come sempre. Grazie a te, su Libri TV, grazie ancora di essere stato con noi. Io restituisco la linea alla regia, che ringrazio, di Donato Volpicella. Grazie ancora a voi tutti che ci avete seguito. Grazie, a presto.